Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. Oggi scendete qui davanti al Consiglio regionale per quale motivo? Scendiamo davanti al Consiglio regionale per la retroattività, per l'abolizione della retroattività che cancella i posti di lavoro di migliaia di lavoratori in Piemonte. Avete calcolato quanti sono questi lavoratori in Piemonte? Ma sono tantissimi, tantissimi hanno già perso il lavoro e al momento sono 3.000 persone che circa 3.000 persone che perderanno il posto di lavoro. Cosa si intende per gioco legale? Gioco legale, si intende gioco di Stato, è il gioco legalizzato dallo Stato, è un prodotto dello Stato. Gioco legale è quello che combatte il gioco illegale, quindi è un presidio al gioco illegale. Ma che quindi voi siete d'accordo sulle modifiche che vuole fare la Lega? Assolutamente, questa legge? Sì, siamo d'accordo con le modifiche che ha chiesto la Lega. E siamo d'accordo di salvare i posti di lavoro, siamo d'accordo di salvare la legalità e siamo d'accordo con la tutela dei i più deboli. In questa legge non ci sono previste nulla di prevenzione, quindi non si parla di prevenzione, si parla solo di proibizionismo. Col proibizionismo non si risolve nulla. E avete parlato di retroattività, dite che siete ovviamente contrari alla retroattività. Sì. Forza Italia ha presentato un emendamento dove chiede di prorogare ancora per un anno questa legge in modo da poter, diciamo, riaprire un dialogo su... Ma allora, cosa dite? Allora, diciamo di no, perché la proroga deve essere fatta per tutti oppure per nessuno. Non è pensabile che ci sono delle aziende dove sono anni che aspettano questa abrogazione della retroattività e si fa una proroga solo per quelli che hanno la scadenza nel 2021. Noi diciamo di no a questa proposta. Io penso che la tutela del lavoro non sia di destra, non sia di sinistra, ma sia di buon senso. Il posto di lavoro, la legalità non devono avere colore politico, ma devono essere apartitiche e apolitiche.